Ciao a tutti! Dopo tanto lavoro e tanti preparativi siete riusciti a portarmi qui. Questa è la parrocchia di Scipene, la chiesa di São Pedro do Lúrio in Scipene. San Pietro ci guarda in una versione proprio vecchio stile, molto papale, e i Comboniani hanno fondato questa parrocchia tanti anni fa, una parrocchia immensa. Io non sono ancora in grado di dirvi quanto è grande, perché da un estremo all'altro non ci sono ancora andato. La parte a sud è quella più numerosa, anche con più comunità cristiane, e l'altro giorno, in un'ora e mezza, sono arrivato al confine sud della parrocchia. Questa comunità di Namieca, grosso modo, è al centro territoriale, ma nella parte a nord non ci sono molte comunità da seguire e da servire. Adesso invece siamo passati, si dice così, nell'altro continente, nello spazio vastissimo della parrocchia. La chiesa sta in mezzo, sul lato destro è la parte dei sacerdoti e questa invece è la parte femminile, la parte dove ci sono le suore. In questo periodo siamo in tanti. Vedete da questa parte, in lontananza, l'ar femminile, dove ci sono 35 ragazze che vivono e fanno un'esperienza di convitto e possono andare alle scuole superiori con una facilitazione. Le suore invece sono tre, con adesso presenti, ne deve arrivare un'altra, più due ragazze che sono aspiranti ancora in formazione, ragazze mozambicane. Poi c'è una ragazza portoghese che è in visita, mentre invece nella casa dei padri siamo io, padre Loris, padre Lorenzo che è il parroco, due ragazzi di Pordenone che sono in lì per fare un'esperienza di un paio di mesi, un seminarista e un diacono che resterà fino alla sua ordinazione a prete. Le suore sono qui a Scipene da molto tempo, una volta gestivano l'ospedale. Adesso, oltre a seguire il lar femminile, si occupano tanto di dare un servizio di nutrimento per i bambini più piccoli, che molte volte sono denutriti, e anche di appoggio, di sostegno a tante giovani madri che non sanno tanto bene cosa fare, che non sanno organizzarsi per far crescere i loro bimbi più piccoli. È un'esperienza bella essere così in tanti. La missione qui si fa insieme. Non si può fare se non si fa insieme. Siamo adesso nell'area mascolino, nel refettorio, che poi fa un po' di tutto come aula studi, come momento di riunioni. E qua con me c'è il mio amico Germano, è uno dei ragazzi della decima, perché i ragazzi dell'area mascolino sono 35. Uguale il femminino, è rimasta in questi giorni solo la decima classe che deve fare gli esami finali. Tutti i ragazzi dai 16 ai 20 anni più o meno, ed ecco, stiamo vedendo le ragazze. Un saluta Italia! Salut! L'opportunità che la parrocchia dà a questi ragazzi è di poter fare le scuole superiori in un ambiente protetto, dove non devono fare ore a piedi per arrivare a scuola, mangiando, andranno seguiti ed educati da gente garantita. Mi piace molto che nel terreno della parrocchia, vicino alle strutture parrocchiali, c'è anche il pozzo che è a disposizione di tutti. Dai tempi della Samaria non è cambiato molto, anche se è mezzogiorno, di gente in coda ce n'è, non c'è soltanto una adultera. Di gente ce n'è tanta, i secchi sono di plastica, ma a parte quello c'è sempre qualcuno che ha bisogno di altri per tirare l'acqua dal pozzo. Mi piace anche come immagine di quello che sta realizzando la chiesa in Mozambico, una chiesa che fa il suo lavoro, che porta avanti l'evangelizzazione, ma si mette a disposizione di tutti con apertura, senza pretese, chiedendo responsabilità, ma senza mettere etichette, senza escludere nessuno, sapendo quanta fatica fanno queste donne e queste ragazze. Casa parrocchiale, siamo in una casa che in un certo senso è un po' un cantiere,
Adesso sono nel luogo dove si è lavorato in quest'ultimo periodo per fare la camera degli ospiti e per fare la cappella a uso sia della gente che dei preti, per le messe feriali, per gli incontri con poche persone. L'esperienza missionaria sempre è un cantiere in un certo senso. I miei prossimi passi non finiscono qui, sono destinati ad andare nella parrocchia di Mirrote, dove da più di 15 anni non vive nessuno. Capirete che differenza c'è rispetto a qui in Scipene, che non è un posto stupendo, non è un posto facilissimo, ma perlomeno c'è tanta gente che si dà da fare. Sono destinato ad andare a Mirrote, non so con chi. Anche in questi giorni viene il vescovo a farci visita, magari nel parlare insieme riusciremo a chiarirci meglio le idee su come potremo servire questa parrocchia, che è servita in questo momento dai comboniani che vivono alla Mapa, ma che hanno bisogno di un parroco e di una equipe che stia lì a vivere. Questo si farà nel tempo, come si dice in lingua macua, vacani vacani. E per intanto, vacani vacani, cerchiamo di vivere una vita di comunione, di stare vicino alla gente, di dare il nostro aiuto a chi ne ha bisogno e a realizzare la Chiesa un passo per volta. Sono davvero felice che stiate facendo il convegno missionario diocesano sul tema della ministerialità. In questa diocesi e in questo stato del Mozambico la chiesa ministeriale è una realtà con tante luci e tante ombre. In questi giorni qui nella struttura parrocchiale c'è il ritrovo delle famiglie e anche qui c'è il problema di quanti partecipano, quante comunità non sanno che c'è l'incontro, quanti sarebbero i responsabili ma poi non si interessano, quanti ci sono, ma in realtà non desiderano allargare la partecipazione agli altri o lo considerano soltanto un distintivo essere cristiani. Il cammino è lungo qui e chiaramente il cammino è lungo anche per noi in diocesi di Como. Io vi faccio tanti auguri che nel riflettere insieme, nel confrontarvi, nel vedere che certe cose sono possibili, e sono chiaramente anche faticose, ma possibili, si aprano nuovi spazi di impegno, nuovi spazi per costruire la Chiesa come la vuole Dio per il nostro tempo.